Sulle demolizioni, allegata a un tavolo di concertazione a Roma al Ministero dell'Interno in collaborazione con la Prefettura di Agrigento. Il sindaco Angelo Cambiano, che non si dimette, in conferenza. Irene Milisenda. Allicata, il clima di tensione che si respira è sempre più pressante. Da una parte la ditta patriarca di Comiso, incaricata ad eseguire le demolizioni delle costruzioni abusive, è di nuovo al lavoro dopo la pausa estiva. E dall'altro lato il sindaco Angelo Cambiano, che si è dichiarato con fermezza deluso e abbandonato dallo Stato e dalla Regione, ritenendosi isolato nel fronteggiare le resistenze alle demolizioni e i conseguenti rischi. Più volte il sindaco Cambiano, bersaglio anche di un attentato incendiario nella casa di famiglia, ha denunciato l'isolamento da parte dell'istituzione, segnalando il fatto che mentre Alicata le demolizioni sono in atto, in altri comuni dove dovrebbe applicarsi lo stesso protocollo d'intesa e in genere nel resto della Sicilia, gli immobili abusivi restano al loro posto. La politica, ha ribadito Cambiano anche all'arena di Giletti su Reuna, a confronto con il presidente Crocetta, affronti l'argomento con saggezza e responsabilità, evitando di scaricare ad un sindaco responsabilità che non ha. E dopo l'acceso dibattito nel corso dell'arena, oggi in conferenza è stato il giorno decisivo per il sindaco Cambiano, che peraltro nei giorni scorsi, rivolgendosi ai presidenti di regione e assemblea Crocetta e Ardizzone, ha invocato la costituzione di un coordinamento regionale che soprintendesse alle demolizioni, sgravandolo dal fronte in prima linea. Adesso lo stesso appello di Cambiano è stato raccolto dal Ministero dell'Interno Angelino Alfano. Un tavolo di concertazione sarà allestito al Ministero in collaborazione con la Prefettura. Continua la sua battaglia, adesso chiede un patto per Licata e non per la Sicilia. Un patto per Licata, come intese come misure compensative per quello che tutta la comunità sta vivendo. A Licata non si può portare avanti un'attività di demolizione, non segue ad un ordine della Procura della Repubblica, e poi scordarsene completamente dei problemi che giornalmente affronta un sindaco quando non ha gli strumenti per dare risposte alla città. Le demolizioni continuano, ma non è la volontà del sindaco. Qua non si tratta di volontà, il messaggio sbagliato che purtroppo è stato fatto passare anche dal Presidente della Regione è che si tratti di una scelta politica, qua si tratti di responsabilità e di dovere istituzionale. Le demolizioni vanno avanti perché è un dovere istituzionale ed è una responsabilità che ogni amministratore ha di adempiere ad un ordine della Procura della Repubblica. Sbagliato è interpretare il messaggio del Presidente della Regione che il sindaco di Licata abbia scelto di demolire. Il sindaco di Licata ha semplicemente fatto il proprio dovere istituzionale e ha portato avanti quello che tutti i sindaci in ossequio di leggi regionali dovrebbero portare avanti. Poi se si ritiene che le leggi non siano adeguate o non rispondano ai bisogni di una comunità e sono leggi vecchie di 30 anni e quindi la politica vuole riappropriarsi del proprio ruolo e quindi continuare ad occuparsi della vicenda abusivismo edilizio, che lo faccia. Di sicuro non si opporrà il sindaco di Licata, che vive insieme alla sua comunità questa problematica, ma che non lo faccia in maniera strumentale in prossimità della prossima campagna elettorale annunciando una sanatoria indiscriminata ed incondizionata, che lo faccia assumendosi le responsabilità e iniziando ad affrontare l'argomento nella complessità dell'argomento, perché ricordiamoci che ci sono comuni che hanno decine di migliaia di pratiche di sanatorie depositate e non esitate. E quindi la Regione non può far finta di non vedere quello che accade nei comuni. E credo che la politica con responsabilità debba prendere atto di questa situazione e dare una svolta, non con slogan e con messaggi da campagna elettorale, bensì affrontando l'argomento nelle commissioni, sentendo il parere di urbanisti, confrontandosi col governo nazionale e portando avanti delle misure per recuperare, se è possibile recuperare, del patrimonio immobiliare in Sicilia. Arrivano delle certezze anche da parte del governo? Ho ricevuto la chiamata del Ministro dell'Interno dopo averlo incontrato sabato a Taormina. Quello che io ho chiesto al governo nazionale e al governo regionale è un patto per Licata. Le rassicurazioni sono arrivate nella misura in cui si è mostrato disponibile il Ministro
a insediare presso la prefettura di Agrigento, ufficio territoriale del governo, un tavolo in cui si affronti la questione Licata con i tanti temi che attendono risposta da anni e in cui la comunità è coinvolta, dall'abusivismo edilizio al deficit infrastrutturale, al presidio ospedaliero, al rilancio delle attività portuali. È stato questo a farle cambiare idea, quindi a ritirare le risoluzioni? Assolutamente sì, questa città non può essere lasciata sola come è stato fatto nel corso degli anni. Non si può a parole dire a un sindaco che intraprende e fa il proprio dovere, intraprende un percorso di legalità e fa il proprio dovere, dire vai avanti e dopo qualche mese scordarsi che esiste Licata e lasciarlo alle problematiche quotidiane completamente da solo, senza strumenti per poter dare risposte ai cittadini. Sindaco, una sua dichiarazione in merito agli arresti dei due dell'incendio? Sicuramente mi sento di fare un plauso alle forze dell'ordine e alla magistratura per l'attività che portano avanti. Spero che vengano assicurati anche i mandanti alla giustizia.